Ciao a tutte! Dunque, eccomi di nuovo con un video, anche se era da un pochino che non ne facevo. Comunque questo è un video review per una ragazza che non mi ricordo più come si chiama. Adesso comunque vi leggo le lettrine, eccetera, così me lo ricorderò anche. Allora, il pacco è arrivato così, con tutti questi bellissimi cuoricini. E adesso vi faccio vedere cosa c'era dentro. Allora, io non ho ancora visto nulla. Allora, questa è la letterina. Scusate, ho un po' di tosse. Sei fantastica, spero di vederti addosso un giorno. Allora, c'è scritto un sacco di roba e non credo che vi interessa. Comunque sia, lei si chiama... Dunque, vediamo sulla busta. Ah, giusto, si chiama Carmen. Allora, la sua pagina su Facebook si chiama Sweet Gothic Clay e il suo canale YouTube è Slender Creation. Comunque vi lascio tutti i link nell'info box. Allora, cominciamo, si sono attaccati, cominciamo col farvi vedere le creazioni e vediamo che cosa ne penso tecnicamente. Se non sbaglio nel bigliettino c'era scritto che lavora in film da poco. Oh, ma guarda che carini! Nel bigliettino c'era anche scritto che faceva creazioni gotiche kawaii. Allora, ad ogni bar un fantasmino. Allora, ci sono gli orecchini con la bara appunto e il fantasmino. Allora, sono veramente molto carini e il fimo è pulitissimo. E per essere una che lavora il fimo da pochi mesi, questa è una cosa molto buona, insomma. Di solito all'inizio la precisione è ancora più difficile, diciamo, non so spiegarmi, comunque è difficile essere precisi all'inizio con il fimo per tenerlo pulito, eccetera. La bara è molto carina, l'unica cosa io avrei fatto i borni un po' più, un po' meno arrotondati, ecco. E magari la croce l'avrei fatta con questa righina un po' più su, però quello, vabbè, quelli sono gusti più che altro. Però è molto molto carina, il fimo come vedete è pulitissimo, questo è fimo che fosforescente secondo me. Questo è il fantasmino, anche questo nonostante sia un colore molto chiaro è pulitissimo. È molto carino, l'unica cosa avrei cercato di fare gli occhi appena un po' più precisi. Anche se so bene che non è facile, questo ci vuole un po' per impararlo. No, oh, sono carinissimi comunque. Poi, ma si attacca tutto tra di loro, ecco. Allora, adesso ci metto 20 minuti ad aprirlo. Ecco, allora. Gli occhi sono lo specchio dell'anima. Che impressione! Fa impressione! Vedete, c'è l'occhio azzurro con le venature. Anche questo è fatto molto bene. Qui c'è uno sporchino. Vabbè, può succedere. Ecco, sta venendo via. Ok, è molto carino. Questo avrei semplicemente cercato di farlo... metti a fuoco? Questo avrei semplicemente cercato di farlo un po' più rotondo, visto che qui è piatto. Però anche questo è fatto molto molto bene. Per essere una che lavora il film da pochi mesi sei veramente brava. Mi fa impressione. Poi, oh, che carino, un fantasmino fatto di feltro o pannolenci, non ho mai ben capito la differenza. Guardate com'è carino. Su questo non posso dirti nulla perché non so praticamente come si fanno i pupazzi. Comunque è davvero molto carino. Infine questo pacchettino qui. Onigiri fantasma fluo. Oh, come sono carini. Avanti. Ok. Allora, sono carinissimi anche questi. Io avrei fatto le guanciotte un po' più piccoline perché così sono un pochino troppo grosse in confronto agli occhi. E le alghe, non so se si vede bene, sì, sono un pochino diverse come dimensione e larghezza, eccetera. Però è molto carino. I chiodini sono tutti molto ben fissati, quindi non dovrebbe staccarsi nulla. Sono molto molto carini. Complimenti perché per lavorare il fimo da così poco tempo sei veramente molto brava. Quindi continua così. E le tue creazioni sono molto particolari in confronto alle solite che dai, diciamo, che ormai le facciamo tutte e sono diventate più o meno sempre le solite. Niente, io spero di essere stata utile anche se non ho letto più di tanto. Io ti ringrazio e saluto tutti. Ciao!